Ma se fosse no. Un vampiro, chi sarebbe quella capra? Questa è la capra di Cattolo. Io devo dire che fui cacciato da assessore a Milano, fui cacciato anche da sottosegretario per il tapiro. Mi portarono un tapiro per delle cose fatte a Telemarket, quando arrestarono il proprietario di Telemarket ingiustamente, e io lì mi incazzai. Mi incazzai e glielo spaccai in testa, per cui ho un rapporto pessimo. Adesso, quindi la capra chi la dà? Ecco, per cui no, per cui trovo che dare un tapiro a danno di qualcuno sia una presunzione, cioè dovresti essere così sicuro che uno è una capra o uno che merita il tapiro, invece spesso lo danno a uno che non ha fatto nulla di male. Questa qui invece oggi c'è una buona ragione per darla al Raggi. La persona a cui darei un tapiro, cioè in questo caso una capra, è la Raggi, e credo non avrei molte diciamo polemiche, credo che converrebbero tutti che ha senso darlo alla Raggi. Poi lo darei al sindaco di La Spezia, poi lo darei a Fuxas, c'è un sacco di gente a cui potrei dare, però insomma mi pare che sia anche il fatto che ci sia uno che sia altri, se ti do il tapiro fa pensare alla presunzione che lui sappia che tu hai fatto degli errori, e quindi un po' mi irrita. Nel caso mio mi incazzai come una biscia, glielo spaccai proprio in testa. Non so, qualcuno del governo disse ma non ci si può comportare così stando al governo.